Come riconoscere una foto di cronaca da un'immagine fotorealistica realizzata con l'intelligenza artificiale? Sono Emanuela Madio, docente e fondatrice di Casse di Fotografia. Durante il corso Fake News e Intelligenza Artificiale risponderemo insieme a questa domanda, svolgendo una serie di esercizi pratici per allenare lo sguardo e utilizzando strumenti che ci consentono di identificare le fake news. In questo video ti spiegherò come scoprire se un'immagine è stata prodotta da un essere umano o dall'intelligenza artificiale. Molto probabilmente avrai visto le foto dell'arresto di Donald Trump o del Papa con un lungo piumino bianco. Sono entrambe fotografie generate con l'AI. I giornali hanno diffuso molto rapidamente queste immagini e tantissimi lettori hanno ritenuto affidabili le foto a causa dello stile fotorealistico e delle situazioni verosimili. E ora torniamo a parlare di AI or Not e vediamo come funziona il software. Apri il motore di ricerca e cerca aiornot.com. Ora apri il sito web. Ti verrà richiesto l'accesso con un account social o con la tua mail. Nel sito è possibile caricare un'immagine precedentemente salvata sul tuo computer o inserire il link alla pagina web che stiamo navigando. Il software valuterà se l'immagine è stata realizzata da un essere umano o dall'intelligenza artificiale. Il sito web elenca anche i software di AI generativa che riesce a identificare, ad esempio Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E e tanti altri che sono tra i più utilizzati. Ma ora facciamo un esempio concreto. Inserisco all'interno del software una mia fotografia e vediamo cosa dice. Il risultato è il 98% di possibilità che questa immagine sia stata prodotta da un essere umano. Ora andiamo a caricare una fotografia realizzata con Midjourney. Il sito è in grado di identificare l'uso dell'AI, come possiamo vedere dalla risposta. Ed ecco l'account Instagram dell'autore di questa immagine. Durante le lezioni vedrai come utilizzare Midjourney, uno dei software più noti per produrre le immagini. Ripercorreremo insieme la storia dell'intelligenza artificiale, con un focus dedicato alla fotografia. Nell'ultimo incontro progetteremo anche delle attività didattiche in cui affrontare il tema dell'intelligenza artificiale con la tua classe e preparare delle linee guida per navigare su internet con consapevolezza e saper leggere e interpretare le immagini. Se desideri sapere di più su questo argomento, iscriviti al corso Fake News e Intelligenza Artificiale. Ti aspetto!